Non è facile sicuramente trovare le parole per commentare i fatti che sono successi a Bibbiano, lo è ancora di meno a quest'ora con la maratona che abbiamo vissuto in questi giorni, quando si parla di bambini in generale, quando si parla di famiglie e soprattutto quando si parla di presunti abusi sui bambini, è sempre difficile intervenire proprio perché poi il rischio è quello di speculare e addirittura di arrivare a una sorta di sciacallaggio sull'argomento, cosa che assolutamente noi vorremmo evitare, così come vorremmo evitare che l'attenzione si distolga dai bambini e dalla loro tutela, che per noi viene prima di tutto. Se è vero che è difficile trovare le parole, però riteniamo che sia altrettanto sbagliato tacere sull'argomento come inizialmente pareva si volesse fare qui in Emilia-Romagna con la costituzione solamente della commissione tecnica, che per carità di Dio ben venga la commissione tecnica e spero che questa commissione tecnica poi collabori anche con la commissione d'inchiesta che andiamo ad approvare oggi. Non si può tacere perché comunque la politica ha le sue responsabilità. Non solo per le funzioni che ha questa regione, funzioni di coordinamento e di controllo nei servizi sociali, qui ci sarà modo e maniera di intervenire, di studiare, di capire quali eventualmente lacune nelle responsabilità ci possono essere state, ma ha soprattutto una responsabilità in generale verso i propri cittadini, verso la vita, verso ogni aspetto della vita dei propri cittadini, a maggior ragione quando si parla di bambini e una probabilmente delle responsabilità che ha avuto la politica è stata quella di essersi adagiata sul modello di eccellenza. Adagiata perché considerando, citando l'Emilia-Romagna come modello di eccellenza nazionale, probabilmente si è dato per scontato che questo modello potesse essere immune da contaminazioni. Beh, i fatti di Bibbiano purtroppo hanno evidenziato che così non è ovvio, poi sempre aspettando le condanne, aspettando la magistratura, è chiaro che non è questo il nostro compito, però sicuramente delle crepe nel sistema sono state evidenziate. Io concordo con chi dice che non deve essere una commissione d'inchiesta su Bibbiano, ma sulla situazione dei servizi sociali nella nostra regione, sulla situazione della tutela dei minori nella nostra regione. Quello che chiaramente secondo noi deve fare questa commissione d'inchiesta è appunto dire le cose come stanno, fino in fondo, nel bene e nel male, perché io in questi giorni sto iniziando già a leggere documenti, ho letto anche la direttiva della Regione Emilia-Romagna, che sulla carta è ben impostata, parla innanzitutto di tutela del minore all'interno del proprio nucleo familiare, tiene l'affido come strumento utile e valido, ma in extrema ratio, nel momento in cui non si riesce provvisoriamente a mantenere il minore all'interno dei legami familiari e comunque invita i servizi sociali a continuare a mantenere i legami familiari del minore. Beh, i fatti che sono successi a Bibbiano invece ci hanno dato una rappresentazione della realtà diametralmente opposta e questo non deve succedere. Io credo che dovremo ovviamente mantenere il nostro ruolo istituzionale, mantenere il più possibile la razionalità e la lucidità, sicuramente sarà maggiore di quella che abbiamo oggi con la stanchezza che tutti abbiamo, ma che allo stesso tempo non dobbiamo perdere l'approccio umano. Il consigliere Poli, nella discussione passata disse qui molti sono genitori, alcuni sono nonni. Io credo che ce lo dobbiamo ricordare questo quando andremo ad affrontare i problemi, perché questo è un problema che avrebbe potuto toccare ognuno di noi. Io quando ho letto la cronaca di questi giorni a volte facevo fatica ad arrivare alla fine degli articoli perché la domanda che mi sono posta è: e se fosse successo a me?
Questi sono drammi che una regione come la nostra assolutamente non si può permettere, e mi auguro che questa commissione d'inchiesta, con i limiti temporali di competenze, di poteri, possa servire comunque a raccogliere del materiale, a fare audizioni, ad approfondire una tematica, perché se effettivamente nel sistema ci sono delle crepe, vengano aggiustate, perché non ci siano più famiglie che debbano patire le sofferenze che stanno patendo in questo momento alcune nostre famiglie emiliano-romagnole. Grazie.